La sirena, eccola. E adesso vedremo lo scoppio. Io mi sposto così almeno vi lascio la visuale dell'esplosione. Da notare che ci sono le rondini, come quando si dice gli animali sentono le cose. Pensa che le rondini da 10 minuti non stanno più volteggiando in cielo, ma sono tutte basse rispetto al terrazzo da cui vediamo le immagini adesso. È una cosa che mi ha fatto emozionare tanto questa. E scusate le emozioni di oggi, però è qualcosa di particolare per chi qua c'è. Noi non sentiamo la sirena. C'è cresciuto e ha visto quel ponte. E la sirena ha suonato poco fa, Gaia. Ha suonato e difatti tutti si sono allarmati, sono già tutti posizionati sui terrazzi con i cellulari, smartphone, tablet. Momenti che ricorderemo, come ricorderemo quel tragico 14 agosto. Saranno 1000 i chili d'esplosivo che verranno fatti esplodere e 20.000 metri cubi di calcio e struzzo che verranno abbattuti per un peso di 4.500 tonnellate che cadranno al suolo, dove è stato messo anche sono stati messi delle pile di terra. Ecco l'esplosione, guardate prima. Eccola. Pazzesco, Gaia, vederlo da qua è un qualcosa di incredibile. Di incredibile, ripeto, scusate la mia emozione, ma è stato, vedete, in pochi secondi è finito tutto. La nuvola di polvere che si sta alzando ha retto, per quanto posso vedere io, la parte di autostrada che collegava il vecchio ponte Morandi con la 7, la Milano-Genova. La nuvola di polvere, che è quella che temevamo, è quella che sta arrivando verso di noi. Qualcuno applaude qua sul terrazzo, se vuoi intervenire con qualche domanda, Gaia. L'emozione mia è forte e torno a ripetere scusa a tutti i telespettatori. Lo capisco benissimo, Paolo. Le immagini poi in questi casi parlano più di qualunque discorso, insomma. Ed è abbastanza incredibile vedere. C'è la nuvola di polvere che sta. Sì. Adesso poi scatteranno tutte le altre fasi di cui ci hai parlato. Paolo, non so, tu ti devi mettere la mascherina? Sei in grado ancora di... Per adesso no, non è che voglia fare l'eroe, no, ma non la... No, no, certo. Però vedete anche dall'inquadratura... Le polveri che si intravede, quella che è rimasta delle liquidità, le polveri che sono, Paolo, alzate nel Ci ricordi nel velocemente quartiere. Adesso le altre fasi? Le altre fasi sono quelle che quando verrà dato il cessato allarme dovrà entrare... Chi ha premuto questo pulsante entrerà dentro il cantiere per vedere che non ci siano, assieme al nono reggimento Colmoskin, per vedere che non ci siano delle cariche inesplose. Dopodiché dovranno entrare gli strutturisti e gli ingegneri per verificare che sia tutto tranquillo dal punto di vista della struttura caduta. E la misurazione delle polveri, quello è importante. Se riusciamo a vedere, o quantomeno ve lo dico io, cosa sta succedendo nelle varie centraline, vedete anche l'inquadratura dall'alto, la nuvola di polvere che sta andando sulla collina del Belvedere, che è quella a sinistra, e sta arrivando verso di noi. Genova, rispetto, per chi non è del posto ovviamente, lo dico a beneficio dei nostri telespettatori, vedete che ci sono dei picchi. Genova, guardate questo picco qua, non vedo l'ora, però Genova rispetto a questa inquadratura è subito dietro quella collina, quindi a sinistra dell'inquadratura. Fa impressione, fa davvero impressione, sembra un'altra città. Però sembra... da oggi, come ha detto anche il Toti o Salvini, insomma, Genova riparte dal futuro. Paolo, facciamo così, naturalmente ti ritroveremo in coffee break. Ti ringrazio per questa prima parte, e però insomma dopo con Andrea Pancani naturalmente ci sarà di nuovo il collegamento con Genova e con Paolo Colombo. Grazie Paolo. Sì, la nuvola sta arrivando, poi vediamo come va dopo con le centraline. Assolutamente. Grazie a voi. Sì.